Erano circa le 16.30 quando un incendio si è sviluppato nell'ex chiesetta di Centinarola Fano, adibita da 8 anni a deposito di indumenti usati. Le fiamme sono divampate mentre 2 operatori della cooperativa sociale Contatto stavano riordinando il materiale, metà del quale sarebbe stato ritirato oggi e destinato alle persone meno abbienti. Il rogo è stato generato dalla vicinanza di un faretto con alcuni cartoni utilizzati per imballare gli abiti. I 2 uomini presenti hanno cercato di domare l'incendio con gli estintori, ma senza riuscire. Poi il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze peggiori. Purtroppo però, nonostante non vi siano stati danni alle persone e nemmeno alle proprietà limitrofe, il centro è andato completamente distrutto e la struttura è rimasta danneggiata. Questo significa che serviranno lavori di ripristino che chiederanno risorse ingenti e tempi lunghi. Il servizio di Rivestiamo in questi anni ha fatto fronte a bisogni primari e urgenti della popolazione più fragile, cioè quella in difficoltà economica, mettendo gratuitamente a loro disposizione indumenti, coperte, asciugamani e altri beni tessili donati dai cittadini. Michele, intanto come funziona la filiera? La filiera prevede che presso il centro di Centinarola venissero conferiti gli abiti, dove venivano poi selezionati, suddivisi, igienizzati e poi destinati ai punti di distribuzione della Caritas oppure ai nostri negozi della filiera dell'usato. Noi abbiamo 2 negozi come cooperativa sociale, facciamo inserimento lavorativo di persone fragili, persone svantaggiate, e questi negozi sono alcune delle attività attraverso cui facciamo questo servizio. Quindi sono negozi che si occupano di beni usati, tra cui anche gli abiti. E che cosa è andato distrutto? Praticamente a livello di materiali raccolti è andato distrutto tutto, una parte proprio distrutta e una parte inutilizzabile, il resto inutilizzabile perché comunque con i fumi la fuliggine non sarà recuperabile. Quindi la parte di tutti i beni tessili che c'erano sarà da buttare, la smalteremo nei prossimi giorni e speriamo di poter recuperare qualcosa a livello di attrezzature, scaffalature, eccetera. La chiesa è danneggiata, del tetto è rovinato, probabilmente sarà da rifare, la struttura dovrebbe essere in buono stato. Ancora non siete rientrati? No, non possiamo ancora entrare, entreremo domani assistiti dai vigili del fuoco, domani o appena insomma sarà organizzata il lavoro di ripristino e quindi solo in loro presenza, per cui noi in questi giorni non siamo entrati. Ci vorrà dunque del tempo per poter ripristinare un po' tutto e oggi volete lanciare un appello alla città? Sì, noi vorremmo, siccome è un servizio importante che risponde a un'esigenza impellente, che è quello di rispondere a un bisogno reale di chi è nella situazione di difficoltà, proprio stamattina con Caritas abbiamo iniziato a valutare come riprendere l'attività. E per riprendere l'attività noi vorremmo appunto lanciare un appello alla città, se ci fossero imprenditori o proprietari di un locale idoneo, abbastanza grande, 200 metri o anche di più, dove poter riprendere subito l'attività e nella fase almeno una fase temporanea in attesa di ripristinare quel luogo o comunque di sviluppare un'altra modalità, però ecco, vorremmo il prima possibile ricominciare a garantire la fornitura di abiti a chi ne ha bisogno. A chi devono contattare? Possono contattare direttamente noi, la cooperativa sociale Contatto, oppure la Caritas diocesana con la quale seguiremo un po' tutto questo iter di ripristino del servizio.